Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Iniziamo marzo. Giochiamo fuori casa contro l'Exeter. Per chi non avesse visto il precedente, la classifica è questa qua. Siamo secondi a 4 punti dalla prima e 3 punti dalla terza. Tutto sommato, calcolando un po' come è andato il video precedente a livello di risultati, veramente un obbrobrio, è tutto sommato una classifica molto positiva, direi. Insomma, detto questo, bando alle ciance, iniziamo a giocare subito. Allora, per quanto riguarda le maglie, direi di mettere... No, ma anche quella blu si vede, se non c'è abbastanza differenza. Ok, siamo messi tutti bene, iniziamo. Vai, Ciccio Q, buttala dentro, Ugu! Dopo quasi 6 minuti la sblocca lui, 1-0 Chesterfield. Bella palla, vai Caicedo, sfruttala Ciccio. Niente, non l'ha sfruttata Ciccio. E tutti ciccio per me. Vai Riveros, è buona! Riveros! Sul finale del primo tempo, 2-0. Ottima qui la giocata. Bella roba Caicedo! Bellissimo gol di Caicedo! Davvero, non era semplice, soprattutto data la qualità totale dei giocatori. Fatto un gran gol secondo me. Bel lancio credo di Reed, se non sbaglio. Stop buono di Caicedo al volo di destro che fra l'altro non è nemmeno su piede. Pam, 3-0. E lì boia, ha scoppiato il palo attraverso Sara Mitchell. Attenzione, siamo scoperti dietro. Siamo scoperti dietro. Meno male, che bel tiro. Rassegnato adesso, no. Bravo Aguilar. È vero che probabilmente poi il risultato finale della partita non cambiava, nel senso a livello di chi vinceva, però è più bellino possibilmente, mamma mia, terminare con 0 gol subiti, ecco. E finisce così, un bel 3-0, meritatissimo, davvero, a parte per qualcosina nel finale da parte dell'Exeter, però per il resto abbiamo dominato noi. Buono, via, meno male, iniziamo bene il video. Buono, buono davvero, a differenza soprattutto dell'altro il video. Allora, mi è arrivata un'offerta per un prestito di Joe Rowley, l'ho accettata e anche il giocatore ha accettato giorni dopo di andare in prestito. Chiaramente ciò avverrà ad apertura del calcio mercato nuovo, quindi quello, in questo caso quello estivo, e niente, quindi andrà in prestito, fine, ve lo fa sapere, via. Allora, eccoci qua, schermata la classifica, perché, allora, a parte vabbè, il discorso quanto ci riguarda, no, del livello di come siamo messi, è che Mansfield ora ci risegue, nel senso, nel precedente video abbiamo perso, pareggiato, vinto una sola volta, bla bla bla, e Matvich fa cagare, quindi sembrava che seguisse le nostre orme, ecco. Insomma, adesso vinciamo e vince anche Mansfield, cosa molto strana, vabbè, comunque siamo sempre lì, siamo a 4 punti dal Mansfield che è primo, a 4 punti anche dalla terza che è Notts County, quindi buono. Perché comunque c'è questa schermata qua? Guardate la quart'ultima, ovvero la 21esima, il Lincoln. Ok, avete visto? Buono. Giochiamo proprio contro il Lincoln. E guardavo un po' come era messo e ho detto, se simularlo o meno, giochiamo in casa. Sono 5 partite a marzo e cosa faccio? Ok, la simulo. Guardiamo un po'. Sì, tutte le volte devo dare una giustificazione a qua, perché delle partite simulate. Che solamente voglio essere corretto con voi. Allora, speriamo bene, dai, veniamo da una vittoria, loro sono bassi in classifica, ok, Mitch ha capito come funziona, buono, ecco, però allo stesso tempo si prende anche il rosso Wiseman, giochiamo in 3 dietro e comunque in 10 totale, speriamo bene, vai Mitch, 2-0, buono, doppietta fra l'altro, 3-0 McCurt, buono, e finisce così, un clamoroso 3-0, nonostante siamo rimasti dopo poco in 10, buono. Terza partita contro il Cheltenham, se si pronuncia così, non lo so, io la pronuncio come mi vengono. Allora, giochiamo fuori casa, ok, così credo per la maglia, sì. Allora, adesso c'è andato Barry al posto di Wiseman, squalificato nella partita precedente. Ok, ci siamo a livello di fiato, questa roba vi ferma fisica.
Iniziamo, dai. Attenzione, boia. Dio sì, il Cheltenham, periodo lo sta all'inizio, non è ancora finita. Stavo andasse fuori, poi invece no. Scoppiato la traversa, l'attaccante di loro, boia. Oh, credi? Dio buono. Vai Caicedo, e cos'era, ma cos'era? Vai, vai, Riveros. Eccolo lì. 1-0 al 32esimo. Rivero. Addio. Bravo. È rigore. Ed è clamorosamente rigore. Buono. E lui? Non l'ha buttata fuori. Ragazzi, svegliamoci dietro, eh. Che vinciamo, ma 1-0 e basta. No. Chiudi. Mamma mia, già due volte la buttano fuori di po', eh. La terza, secondo me, se ci riprovano, ce la buttano dentro. Attenzione, mamma mia, cosa fa Ghilard? Via subito. Già il triangolo per sbaglio, ma non c'è nulla. Comunque rischiosissimo, attenzione Q. Subito, subito, subito Q, tira! Ed eccolo lì, di contropiede, 2-0 Q. Meno male, perché iniziamo ad essere troppo, troppo... oppressivi loro, meno male, via 2-0, quasi all'ottantesimo, quindi più o meno dovrebbe aver chiuso, spero, la partita. Attenzione, palo e la ripresa, via, meno male. E andiamo 3 su 3 per ora, eh. Buono. Questa vi comunque sarei bugiardo di che sia una vittoria meritata, eh. Perché forse il risultato più giusto poteva essere un pareggio, lo so, se si guarda le statistiche può non sembrare. Ma in realtà noi abbiamo tirato tante volte da fuori area per cercare magari un gol da fuori, appunto, magari possibilmente anche magari discreto, no? A livelli belli, tipo così, tipo questo tiro va che ha fatto l'attaccante loro. Quindi i tiri è vero sono stati, ma non è che siano stati clamorosamente pericolosi, ecco. Loro invece a un certo punto hanno cominciato a trottare, forse si meritavano almeno un gol. Quindi diciamo che ok, la vittoria, ma se dobbiamo fare un pareggio non era così, diciamo, rubato da parte di loro, ecco. Quarta partita, giocavamo con il Notts County, partita quindi importante, perché se dovessimo vincere possiamo allungare il vantaggio che abbiamo da loro che sono quarti. Momentaneamente siamo a 9 punti di distacco, che non è male, però potrebbero diventare 12, e diciamo che forse sarebbe anche meglio, no? Quindi iniziamo. Vai Riveros! Mare e mare tra levato al momento del tiro, di peccato. Addio, si è fatto male sia Segnon. Porca miseria, non ci voleva. Sia per noi che per lui che stava crescendo. Quindi, boh, non c'è niente di grave, anche se quando è così di solito... qualche settimanetta, se non messa a casa, ci stanno. Speriamo di no. Oh! Ugo! 1-0! La sblocchiamo al 71esimo del secondo tempo. Vi dirò, una partita un po' entusiasmante, che non è successo niente praticamente. Però, per fortuna, con Ugo così dal niente, riusciamo a trovare il gol che sblocca la partita e che ci porta soprattutto in vantaggio, che è la cosa più importante. No, ecco, vedi, non succede niente tutta la partita, fai gol te, dopo 4 minuti te lo fanno all'avversario. Porca miseria, lì. E mani, com'è strano questo gioco, com'è strano il calcio. No, mamma mia che culo, non so dove andava a finire questo tiro, via. Finisce così, 1-1. Fra l'altro mi è sorto un dubbio, perché io sinceramente non ho controllato le partite giocate. Mi è sorto un dubbio perché, insomma, la telecronaca ha tirato fuori qualcosa sul discorso promozioni. Vorrei che con questo pareggio, forse se andavamo a vincere, potevamo essere matematicamente promossi. Guardiamo. No, no, non credo proprio. Comunque, allora. No, anzi, prima arrivo alla partita successiva. Poi eventualmente facciamo un po' due conti. Allora, se Segnon intanto si è rotto per 3 mesi, infatti, immaginavo che fosse purtroppo uno stop lungo. Anche se meno male, da una parte siamo arrivati
all'ultima partita di campionato, quindi che poteva essere importante, però poteva essere anche peggio, lo sa. Poi nel frattempo però torna anche Ahmed, anche se credo che ormai Ahmed possa benissimo fare riserva, che ride, è migliorato e a livello di qualità totale sembrerebbe averlo superato. Guardiamo un po', alla Ridge c'ha 67, Ahmed appunto c'aveva 65, almeno c'aveva, ora non so se è cambiato qualcosa, vediamo un po'. Ah, 67 Ahmed, ma mi ricordavo di me, non so come mai. Comunque, vabbè, può fare il panchinario, sicuramente, a posto di lui, vai. O di Sinnott, no, di lui, vai. Preferisco far giocare Reed, che fra l'altro sta crescendo e mi piace anche come si comporta in campo, insomma. Siamo arrivati all'ultima partita del video e di conseguenza del mese. Guardiamo un po' la classifica, a me sembra strano. No, infatti, sono 46 le partite a faccia, sono sempre 7 partite e la bellezza di 21 punti. Allora, questo ho capito io, ho capito malissimo, vai, subito figuretta di cacca, flop. Allora, no, vabbè, siamo messi bene, perché comunque a regola, da quel che ho capito, ne vanno 3 dirette con una che fa playoff, ovvero playoff le fanno dalla quarta alla settima posizione, con le quattro lì, insomma, verde un po' più chiaro, verde acqua, insomma. E appunto siamo da distacco tra noi e la quarta, che è proprio il Notts County, squadra con la quale abbiamo perduto prima, di 9 punti, quindi siamo messi discretamente bene. E no, è sempre lunga, se i conti si fanno nel prossimo mese, forse. Comunque, io direi di simulare la partita. Sì, dai. Vediamo un po'. Speriamo bene, ma anche se Sennion, che era una pedina fondamentale sia per la difesa che anche volendo per un discorso offensivo, perché se non messa arriva. Allora, 0-0 per ora. Presentimento brutto. Speriamo di no. Ugu, buono. Al 59esimo la sblocca lui. Dai, ci si fa, ci si fa, ci si fa, ci si fa, ci si fa. E andiamo, 1-0. Ho un presentimento brutto, ma ve l'ho voluta simulare ugualmente. Sono duro. Buono. Insomma, arrivo al 2 lunedì, che è 2 di aprile, e arrivo alla conclusione. Vabbè, ok, posso anche non dire niente. Volevo allenare i giocatori, ma non ce l'ho fatta. È stato un bobo. Insomma, andiamo un po' alle mail. No, conferenza stampa, niente, meno male. Di importante. Insomma, allora, la classifica è questa qua. Siamo sempre secondi a 2 punti dal Mansfield, che evidentemente senza rendermene conto avrà perso roba. 4 punti alla terza, che è Luton Town. Tra l'altro, guarda, Ugo è secondo nella classifica capocannonieri. Poi siamo a 9 punti dal Wycombe, non più dal Notts County, che a quanto pare ha perso. Quindi, vabbè, sono sempre parecchi punti. E niente, mancano 6 giornate. A seconda di come ci comporteremo nelle prossime partite noi, e a seconda di come si comporteranno i nostri, diciamo, avversari, quelli che magari proveranno a voler ottenere la promozione, insomma, forse potrebbe essere anche un video decisivo per quanto riguarda eventualmente il discorso di promozione. Non lo so e non si sa. Dovremo giocare per capire. Insomma, niente, detto questo, arrivo alle conclusioni, quindi innanzitutto preciso che, a differenza dell'altro video, soprattutto questo video qua non è andato affatto male. Abbiamo fatto su 5 partite 4 vittorie e un pareggio, decisamente buono. E niente, quindi sono contento. Ma la classifica basta, volevo aggiungere questo save, però è stato un discorso con toni un po' troppo eccessivi rispetto a quello che volevo dire. Vabbè, comunque, questo è quanto. Quindi concludiamo, anzi concludo dicendo le solite cose, ovvero: se volete, lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E basta, sì, sto dicendo troppe cose insieme, non tornano a livello di discorsi e basta. Cioè, ci vediamo nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo il mese di aprile. E poi, come ho detto prima, chissà se nel prossimo video appunto succederà qualcosa di emozionante, tra virgolette, importante, per quanto riguarda appunto il discorso di promozione. Chi lo sa, lo scopriremo solamente giocando. Via, vi aspetto. Ciao!